Penso che inizierò ad utilizzare l'Alien Blaster. Finalmente sono abbastanza scienziato da poterlo modificare. Le munizioni penso che utilizzo quelle aliene. Certo, non sono tantissime, ma ehi, possiamo recuperarle in qualche modo. O magari craftarle anche. Probabilmente craftarle. Il mirino gli mettiamo questo qua corto. E non abbiamo niente di leggendario per ora. Vediamo com'è. E la madonna, un po' troppo. Quanto rapido però, aspetta, che se no sparo a mamma Murphy. Cioè, il target è... Ella, è lentino lentino veramente, però wow, veramente è quasi illimitato. Scusa, se lo sparo là sulla montagna? Ciao! E piano piano è sparito. Ho messo il mirino standard che non ci c'entra assolutamente nulla, però è sicuramente meglio di quell'altro. È da un bel po' di tempo che sto pensando di prendere un'arma al plasma. Il problema è che, a parte le armi solite al plasma e il nostro lanciafiamme, non abbiamo tante altre scelte, purtroppo. Wow, è stato resistente il tizio, Ma stai buono. Stanno iniziando a diventare abbastanza resistenti i nemici al lanciafiamme, Però comunque li... Da dove è saltato fuori il robot? Ovviamente resiste, ovvio, come no? Ecco, vedi, adesso avessi un'arma al plasma, sarebbe tutto molto più semplice. Avrei subito rotto questo robot. Sento rumore di un Vertibird. Eccola là, la confraternita, ciao! Oh, occhio che magari li colpisco per davvero. Che stanno facendo? Perché sono qua? Ciao! Ah, sono scesi, per qualche motivo. Beh, grazie dell'aiuto, ma siete arrivati un pochino tardi. Ho già risolto tutto io. Però, ehi, siete benvenuti alla festa. Chissà che magari dentro questi vecchi negozi ci trovi qualcosa. Non si sa mai cosa si può nascondere dentro un negozio. Ad esempio, casseforti chiuse. La bombola di gas della Lucigen. Meglio prenderla, no? E questa cos'è? Tu Copernicus. Copernicus, guarda che roba. La N90 Hurricane, unica nel suo genere. Per qualche ragione il tipo da cui l'ho acquistata non accettava tappi, solo viti e bulloni. Non importa ora, penso che ti piacerà. Inoltre, so cosa hai fatto al nostro Jangles, la scimmia lunare. Non è figo, amico. DN. Bene, N90 Hurricane. Wow, molto... giocattolosa. Però usa le munizioni al plasma. Beh, è quello che ci serviva. Vediamo subito. Ok. Wow. Bello. Bello, mi piace. Dobbiamo andare a vedere se si può potenziare. Ma che stavano facendo qui? Che hanno torturato sto tizio con i manichini? Con la testa nel cesso, tra l'altro. Ah beh, allora. Una Ginnet nel letto, fa sempre comodo. E un XL. Anzi, due XL. Beh, grazie. Dirty Army Helmet. Bello. E una suitcase difficile. Non per me. Naval Tech Key. Sincero, non so cosa serva. Non so che cosa apra questa chiave, ma lo scopriremo un giorno. Grazie. Vedete? È sempre un bene tornare nelle vecchie aree. Non sai mai cosa potresti trovare. Ad esempio, qua dentro, se vi ricordate, avevamo trovato una bella arma. A proposito di bella arma, andiamo a vedere se questa è modificabile. N90 Hurricane. Upgrade e leggendario, quindi si può migliorare. Mega upgrade, giga upgrade e omega upgrade. Beh, non fa tantissimo danno, ma magari. Abbiamo bisogno di 200 molle. A quanto pare non ne ho, ce le ho solo dentro gli orologi. Vabbè, poco ci vuole, eh. Le grindiamo. Ecco, 6 molle. Le buttiamo a terra e ora le duplichiamo. Direi che abbiamo molle a sufficienza ora. Potenziamola al massimo. Perfetto. Peccato che non cambi l'aspetto. Peccato quello. Perché è un'arma talmente semplice
che non hanno fatto neanche troppe sfumature, diciamo. Si vede che è quasi cartunesca la cosa, però è bella. Direi di andarla a provare su qualche nemico. Però un'arma così particolare mi ha fatto ricordare che c'è un'altra cosa particolare che dobbiamo recuperare. Idol Curiosity è ancora qui. È da un po' che questa quest è ferma. Vediamo dove dobbiamo andare. Cerca gli uffici per qualcosa che possa avanzare la tua investigazione. Ma in realtà io non sono mai stato al quartier regionale della Voltec, o sbaglio? Perché sennò mi apparirebbe sulla mappa, no? Che è successo? Che sta facendo? Che cazzo ti nascondi? È la fine per te! Ehi, ciao! Wow! Un colpo solo? Sul serio? Carino, carino, non fa purtroppo così tanto danno come dovrebbe. Vedi, uccide con un colpo, per carità, eh? Ma solo quando becchi la testa. Che tra l'altro gli ho sciolto la faccia, ma il teschio è ancora lì, fantastico. Ecco fatto. Risolto il problema. Aspetta che esplode. Ottimo. Ah, eccoti qua, leggendario. Non ti trovavo più. No, perché non posso fare una foto in un momento del genere? Era bellissimo. Ero talmente vicino. Scassinatore, vabbè. Almeno qualcosa ce lo siamo portati a casa. No, sarebbe stata una foto bellissima quella. Eccolo qua, il centro di zona della Voltec. Centro di zona, ma che brutto nome. Quartiere regionale andava bene, ma... che cacchio vuol dire centro di zona? Dobbiamo cercare gli uffici. Ah, ciao! E chi ti aveva visto? Scusami. Sterminatore. Vabbè, niente di eccezionale, purtroppo. Ah, ciao, anche a te. Gentle reminder, vediamo. Julie, quando hai completato l'inserimento dei dati delle proposte di compensazione di quest'anno, per favore, ritorna la chiave della mia scrivania in un luogo dove possa effettivamente trovarlo questa volta. Sarò piuttosto scontento se dovrò cercarlo ancora per tutto l'ufficio. Mr. Davinson. Grazie, signor Davinson. Dobbiamo cercare quindi una chiave? Mi chiedo come mai la missione segnasse che io fossi già stato qui quando palesemente non era vero. Documentazione tecnica, questo può essere utile. Ah, ciao! Il terminale del signor Davinson, perfetto. Questo vuol dire che la chiave o è qui da qualche parte o più semplicemente possiamo scassinare il tutto. Riporto annuale, budget, documenti, interoffice. Prendiamo tutto. Senior executive only. Bene, vediamo la cassaforte magari. Ah, la cassaforte niente di che. Vediamo, eccola qua. Ma porca miseria, eccola dov'era la chiave. Durante la lettura dei documenti riservati scopri che il laboratorio di ricerca della Volteca ha effettivamente creato il dispositivo. Tuttavia i vari componenti furono ordinati alla Poseidon Energy. Si riferisce a uno Shield Bubble Generator. Il Volt 111 è stata una delle tre posizioni per i test iniziali, dove dovevano essere utilizzati dal personale di sicurezza in caso di disturbi gravi della popolazione. Anche se non hai trovato nessuno schema, ora sai che tutti i pezzi di ricambio possono essere trovati alla Poseidon Energy. Perfetto, e allora andremo a fare un giro alla Poseidon Energy. Tutta l'elettronica specializzata dello Shield Bubble è incorporata nella struttura di un generatore di energia micro miniaturizzato. E la Poseidon Energy è evidentemente il luogo in cui è stata creata quella nuova fonte di energia. Il che significa che una delle loro parti di ricambio potrebbe trovarsi in una delle loro strutture. Ecco lì uno dei centri della Poseidon Energy. Sono abbastanza sicuro che questa zona sia controllata o dai supermutanti o dai ghoul ferali. Punto più sui ghoul, però. Non mi sembra di vedere supermutanti. Search for the turbine facility. Ok, immagino quindi che dovrò entrare. Turbina della Poseidon Energy. Ah, che bello. Delle Bloodfly. Madonna mia. Forse ho un po' esagerato, Forse ho giusto esagerato quel filino di troppo. Dovremmo esserci. Via. E via. Anche tu. E questo cos'è? Ah, quello che stavamo cercando. God Another One.
Josh, ho trovato un altro di quei nuovi generatori, quindi eccolo qui, proprio come ti avevo promesso. Ma le chiacchiere dietro le quinte sono che queste cose sono state originariamente inventate da un paio di ragazzi nerd a Newton. Poi qualcuno l'ha detto a qualcun altro che l'ha detto a qualcun altro e sai come va. Quindi poco dopo il loro progetto è stato preso in prestito, senza che loro lo sapessero. I nostri ragazzi hanno passato 10 anni a cercare di ridurre le nostre unità a una dimensione piuttosto gestibile. E il meglio che potevano fare è ancora grande quanto un frigorifero, che pesa una tonnellata e sono ancora prototipi. Vabbè, metti in funzione questa cosa e rispedisci una valutazione delle prestazioni non appena puoi. Harry? Quindi Harry, tutto ciò è ancora prototipo? Oh, guarda, scassinatore moderno. Bingo. Scassinare è più facile. Beh, meglio di così. Read the other note. Same problem. Henry, stesso problema del primo, ma solo peggio. Ha funzionato bene da solo e non collegato a nulla, ma si è spento in pochi secondi dopo essere stato collegato alla nostra griglia di prova. E al terzo tentativo si è sbiadito completamente, non come la prima unità. Forse qualcuno dovrebbe andare a vedere se quei ragazzi hanno costruito una revisione numero 3. Josh. Grazie Josh, quindi dobbiamo andare a vedere se qualcuno ha costruito un'altra versione di questa... macchina? No, nessun pezzo di ricambio qui. E quella coppia di generatori di corrente microminiaturizzati non avrebbero potuto fornire componenti. Sono troppo bruciati per essere recuperabili. Ma almeno ha informazioni che ti indicano verso la città di Newton e alcuni ragazzi geek. Newton si trova qui. Vabbè, non è lontano. Ma stai buono. Maledetti. Maledetti, vi spacco a tutti ora. Beccatevi questo. Non riesco a vedere, c'è troppo buio. Siete resistenti, vedo. Resistete più voi che i supermutanti. Letteralmente hanno resistito più loro a questo minigun che i supermutanti. E a proposito di supermutanti, uccidiamoli tutti. Oh, calmi. Tirami su. Ok. Ecco fatto. Non lo vedo. Dov'è finito? Eccolo qua, aspetta. I colpi critici inducono la frenesia. Bene. Avevo solo bisogno di un diversivo. Ma vai via. Certo che i Night Stalker sono resistenti, eh. Buongiorno, signor Mylurk, ovviamente non nascosto sottoterra. Madonna mia, è morto con un colpo. Mamma mia, ma sto martello fa un sacco di male. Guarda qua. 50% è robot. Ulla, quante radiazioni, calmi tutti. Spero che non ci siano troppe radiazioni in questa zona. Quante radiazioni? Oppure un Radix? Guarda, guarda. Ma cosa ci avevate da nascondere poi in sta zona? Guarda, guarda quante radiazioni. Documenti tecnici. Cioè, pensa a non avere il Radix qua. Qua sotto magari o qua sotto? Proviamo da questa. Ed ecco fatto. E questa era l'uscita, ottimo. Vediamo qua sotto se c'è qualcosa. Secondo me, un sacco di radiazioni. Calmo, neanche sono entrato. Voleva darmi un abbraccio. Il generatore, eccolo. Schemate tecniche. McCready, calmo. Che stai facendo? Eccoli qua tutti i componenti. Perfetto. Ed ecco qua delle schematics. Questi cosa sono? Altri pezzi? Eh beh, penso di sì. Vabbè, io prendo tutto. Si sa mai. E un altro generatore. Credo che abbiamo trovato tutto quanto. Ora hai tutti i pezzi di ricambio per riparare lo shit bubble generator. Vediamo subito. Senza farci vedere, ovviamente. Ci sta, per carità. Però, almeno dimmi vai al tavolo da lavoro e aggiustalo. Congratulazioni! Hai uno shield bubble generator funzionante dopo l'assemblaggio e l'integrazione delle varie parti di ricambio, il generatore ora è in grado di creare un campo di forza temporaneo attorno a te. Lo shield bubble, che fornisce una protezione eccezionale contro diversi tipi di danni. Balistici, esplosivi, energetici ed elettrici. Elegante, non è vero? Potrebbe essere abbastanza utile durante lotte veramente difficili. Hai sicuramente
perfettamente ragione. Ma lo shield bubble dura circa 30 secondi. Il generatore dovrà ricaricarsi per un po', 20 minuti, prima di creare un nuovo shield bubble. Si trova nella sezione medica del tuo inventario. Per usarlo clicca shield bubble generator. Per vedere il tempo di ricarica usa shield bubble generator ricarica. Ottimo, 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 ottimo. Abbiamo ottenuto una difesa eccezionale. Ma tutti quei pezzi di ricambio che abbiamo trovato a cosa servivano? Chissà se lo shield bubble ti protegge anche dalle radiazioni. Shield bubble generator, eccolo qua. Io lo metterei al posto del flamethrower a questo punto, oppure al posto del cabalistic. Mettiamolo al posto del lanciafiamme e il lanciafiamme lo mettiamo qui. Vediamo. Allora, non mi protegge dalle radiazioni, ma è bellissimo. È stupendo. Dovremmo trovare qualcuno contro cui usarlo. Oh, perfetto. Il nemico giusto. Ah, ecco come appare in prima persona. Vieni qua. Dov'è? Dai, non farmelo sprecare. Wow. Non sto prendendo danno? Sul serio? Ah no, il danno lo prendo, ma è molto ridotto. Bellissimo. Cioè, è un Deadclaw albino con il teschio. Vuol dire che questo fa male, eh. Questo faceva veramente male e non abbiamo praticamente preso danno. Fantastico.